Dopo la prima tornata di sfide e pressure test, gli chef amatoriali di questa sesta edizione di MasterChef Italia sono rimasti in 18 e torneranno a contendersi il titolo giovedì 12 gennaio alle 21:15 su Sky 1 HD. Ma cosa accadrà in questa nuova puntata del talent show culinario più amato d'Italia? Stando alle anticipazioni di Sky, i quattro giudici, ovvero Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Gio Bastianich, metteranno i concorrenti di fronte ad una doppia mystery box per capire un aspetto importante del loro carattere. Nelle anticipazioni ufficiali si legge: ad attendere gli aspiranti chef nella masterclass ci sono una mystery box safe, il cui contenuto è visibile e sicuro, e l'altra risk, che contiene ingredienti a sorpresa. I più spregiudicati e coraggiosi scelgono di osare e la loro audacia viene premiata con 45 minuti di tempo a disposizione per preparare un piatto, mentre gli altri, che hanno deciso di puntare sulla certezza di ingredienti a vista, si ritrovano con solo 35 minuti per cucinare. Il migliore otterrà come sempre un vantaggio nell'invention test, che decreterà il capitano della brigata nella prova in esterna. Prova in esterna che stavolta condurrà gli chef in Alto Adige con condizioni meteorologiche non proprio idilliache. La nota infatti continua. All'interno del parco naturale dello Sciliar dovranno cucinare un menù tipico tirolese per 60 pastori in occasione della festa di inizio stagione delle malghe, quando i pastori salgono ai pascoli in altura con le mandrie. Le due brigate devono dimostrare di non tradire le tradizioni gastronomiche, di saper lavorare in squadra e soprattutto di rispettare tempi e quantità. La squadra che otterrà meno voti dovrà affrontare il pressure test, dove un solo errore può costare l'eliminazione dalla cucina di MasterChef. Chef.